partita per il terzo e quarto posto del Lude Cup 2018 che vedeva scontrarsi Lombardia e Toscana e vede vincere i primi con un punteggio di 71-67. Siamo in compagnia di Davide Pantaleo, allenatore della formazione toscana. Com'è andato questo torneo? Ma questo torneo ci siamo presentati con una squadra sicuramente un po' anomala rispetto alle altre, nel senso che abbiamo portato molti bimbi magari al momento un po' più indietro a livello fisico, atletico, ma molto avanti magari a livello di struttura e di futuribilità. Questa è stata una scelta che è stata condivisa con lo staff e con la regione e devo dire che sono molto contento della prima esperienza fatta con questo gruppo. Ok, e se tu dovessi individuare l'aspetto tecnico o comunque l'aspetto di gioco più forte e un aspetto di gioco invece che vi ha penalizzato in questo torneo, cosa diresti? I due opposti in pratica. Sono due opposti che potrebbero anche essere i due simili, perché sicuramente la nostra forza è a livello fisico, abbiamo strutture importanti molto alti, molto futuribili, braccia lunghe, e sicuramente quella è una cosa positiva, ma allo stesso tempo è poi dopo stata anche la nostra cosa negativa, perché sicuramente essendo così strutturati, così alti, così diciamo futuribili, abbiamo un po' subito quelli che possono essere i giocatori un pochettino più rapidi, più piccoli, più intensi al momento. Quindi io direi che quel fattore là è stato sia il fattore positivo che il fattore negativo. Sicuramente. Un'arma a doppio taglio, perché potevamo essere molto, molto incisivi a rimbalzo su quello che poteva essere la parte fisica di squadra, sia in difesa che in attacco, ma allo stesso tempo poi dopo se ci si andava via, ci andavano via gli avversari e bisognava aiutare per recuperare situazioni molto dinamiche che la pallacanestro ci offre in ogni partita. Quindi ha bisogno di strutture forse diverse in quel momento lì. Ok, dovessi dare un consiglio che ti senti dare a questi ragazzi della formazione ma anche delle altre squadre, più in generale a chi è appassionato di pallacanestro, di ragazzi ovviamente? Sicuramente la scelta che abbiamo fatto noi come Toscana per questo torneo qua è una scelta che deve dare coraggio agli allenatori, nel senso che sì, il bimbo alto, un po' lento, un pochettino più lento di piedi, reagisce in modo più lento, però sicuramente in futuro dopo la ricerca degli allenatori poi dopo verte sempre la maggior parte delle volte su quella tipologia di struttura. E secondo me, parliamo di categoria per 14 e anche la stessa per 13, se ci offre già dei bimbi comunque strutturati così, perché io non devo puntarci se poi dopo li richiedo? Sì. No? E quindi sono bimbi che hanno bisogno di fiducia, hanno bisogno c'è bisogno di trasmettergli che loro non sbagliano, loro stanno facendo il loro percorso con una struttura diversa rispetto agli altri, ma lo stanno facendo comunque come gli altri, hanno solo un obiettivo diverso, diciamo di tempo, però il consiglio che do sicuramente ai ragazzi è quello lì, di continuare a lavorare, noi stiamo facendo dei buoni allenamenti intensi per la nostra intensità, e sono bimbi che hanno voglia, le tre partite che abbiamo fatto in questo torneo qua sono lo specchio di quello che poi dopo è la mia idea, la nostra idea. Sicuramente siamo partiti affrontando il Lazio, che siamo arrivati fino ad essere sotto di 30, abbiamo subito questa loro forza fisica, atletica, e noi siamo rimasti un attimo spiazzati. Poi abbiamo giocato con la Liguria, comunque è stata una partita in equilibrio come quella di oggi, per poi alla fine vincere di 17, ma è un risultato che abbiamo fatto negli ultimi 5 minuti. E poi arrivare alla partita di oggi contro una squadra che sicuramente è ben strutturata, ben allenata, parliamo di una regione importante, e quindi affrontare una partita e tenerla così per 39 minuti, sì. Per poi dopo perderla di 4, comunque penso sia un bel percorso e i ragazzi sono contenti, io sono contento e fiducioso. Ok, Lude Cup come vi siete trovati? Lude Cup molto bene, per me è la prima volta e devo dirlo
vissuto da spettatore negli anni passati, mi è sempre sembrata da fuori una manifestazione molto ben organizzata, e devo dire che provandola posso solo confermare questa cosa. Società regioni, di formazione professionale. Sì. Regioni sicuramente importanti, un torneo molto ben strutturato e ben organizzato. Faccio complimenti. Grazie. E se dovessimo dare un pronostico, chi lo vince questo torneo? Pronostico di finale è dura. Noi abbiamo giocato con Lazio, non abbiamo giocato con l'Emilia Romagna. Devo dire che il Lazio mi ha impressionato dal punto di vista fisico, atletico, di preparazione dei ragazzi. In quel modo lì, l'Emilia Romagna l'ho vista da fuori, non ci ho giocato contro, devo dire che è ben allenata anche l'Emilia Romagna, quindi sarà sicuramente una finale combattuta, e lo speriamo tutti. Sì, sì, certo. Quindi è una cosa più bella. Quindi pronostico. Boh. dico il Lazio, così non sono l'unico che ci perso. Ok, va bene, perfetto. E non ho altre domande da farti, se qualcosa da dire vuoi aggiungere qualcosa. Ti ho fatto i miei complimenti sul torneo, sull'organizzazione della Ludic, e sono molto contento. Grazie ancora. E allora ti ringrazio per per la disponibilità, per essere venuto, e per ora è tutto. Ciao. Grazie, ciao.